molto interessante creare armonia fra parte strutturale e parte in vetro. La moltiplicazione dei pezzi è diventata una sfida, perché dall'elemento circolare a questo intenso, ovale, grande, è ovvio che si passa in altri spazi e si cerca di avere un'armonia con un elemento così importante. Le lavorazioni muranesi che abbiamo scelto insieme in azienda sono un racconto appunto di quello che Murano continua a essere, e quindi c'è un po' di colore, un po' di struttura in un racconto di un vetro che vuole essere armonico. Il vetro è tenuto in centro e sappiamo che soffiando il vetro dalla parte alta alla parte bassa, per gravità appunto, c'è un peso differente. Tenendolo in centro tende a ruotare, a muoversi. Una cosa è cercare di stabilizzare un vetro. In questa nuova sfida ce ne sono quattro da tenere in linea, però la struttura è prevista appunto per avere poi una possibilità di regolazione e di avere nell'insieme questi volumi che speriamo sembrino sospesi, questa è la volontà, a creare un po' come una sorta di racconto delle varie lavorazioni muranesi sui vetri, e c'è un catalogo a questo punto di lavorazione visibile con diametri e colori differenti, però tutto sempre in maniera armonica, appunto molto coordinato, non tanto al contrasto.